40 nomi, 40 nomi, una lista da 22 a 40 nomi teneva, una lista da 22 a 40 nomi. Ed è andato a prendere Rui Garcia! Rui Garcia! Basta! C'è un limite! C'è un limite a tutto! Grazie, quest'anno abbiamo vinto lo scudetto, ok, ma adesso non è che devi fare di tutto per andare in Serie B, maledizione! Che giornata è stata? Kim ormai è dello United. Ha rinnovato Simeone. E Rui Garcia allenatore. No, ragazzi, io con tutto il bene che posso volere a De Laurentiis, questa scelta non la capisco proprio, ragazzi, veramente. Rui Garcia, 40 nomi. 40 nomi nella lista. Lui va a prendere Rui Garcia. Mannaggia tutto, mannaggia. Mannaggia, Rui Garcia. Rui Garcia. Oh, poi magari vinciamo lo scudetto di nuovo, con Rui Garcia, eh. Farò mea culpa in tal caso. Ma come fai a prendere Rui Garcia dopo aver preso Spalletti, dopo aver vinto uno scudetto, dopo aver portato il club comunque a una notorietà superiore? Così, debotto, senza senso. Ma in che senso, Rui Garcia? Ma che vuol dire? Vabbè, se non altro abbiamo l'allenatore. Questo è già buono. Io penso che tra tutti i nomi, forse era il peggiore che c'era. Veramente, cioè, non so veramente. Boh. Oggi si parlava di Galtier con una certa insistenza. Alla fine sì, il mister è francese, ma non è Galtier, peccato. Vabbè, da sto punto tra Garcia e Galtier. Allora, Garcia in realtà è anche un mister che abbia un certo tipo di calcio, è un mister che parla il 4-3-3 come lingua. Ok, però ragazzi, Garcia tra tutti i nomi, tutti i mister che fanno il 4-3-3, mi volete dire veramente che era il migliore che c'era in lista? Io mo non c'ho niente contro Garcia personalmente, però ce l'ho con De Laurentiis, cioè questo è il nome del mister che sostituisce Spalletti? Vabbè, noi ci vediamo alla prossima. Scrivete, commentate, lasciate like, scusate per lo sfogo, poi spero di essere smentito, questo sicuramente sì, anzi ne sarei felice. Forse è una delle prime volte in vita mia che sarei felice di essere sbugiardato, ma questa scelta veramente a caso mi sembra, veramente mi sembra una scelta a caso. Ditemi voi, ciao.